Buonasera, buonasera, benvenuti all'appuntamento con gli speciali del TG, puntata questa sera dedicata alla strettissima attualità, e cioè a quello che sta accadendo in Senato, dove Draghi si è presentato per la fiducia con il suo governo. Il voto non arriverà prima delle 23, ne parleremo nel TG delle 22:30, del voto e di come sarà andata ed anche della portata, se sarà una fiducia corposa oppure se si noterà la spaccatura dei 5 Stelle. Ma al di là di questo, Draghi è sicuro che otterrà la fiducia in Senato. Ha appena parlato il Presidente del Consiglio, che ormai ha sciolto la riserva, dunque da considerare il Presidente di un governo che si presenta soltanto a questo atto importante, che però potremmo definire quasi formale, visto che i numeri ci sono per la fiducia sia in Senato che domani alla Camera. Ma la attualità è anche quella di un'economia del territorio che continua ad avere grossi problemi e soprattutto con le gravi incertezze che arrivano da aperture sì, aperture no, chiusure improvvise, speranze poi disattese che rendono sempre più difficile la vita a chi in questo momento sta cercando anche di rialzarsi, fermo restando che non si mette in dubbio che alla base di certe decisioni ci siano delle indicazioni che arrivano dagli scienziati, dai medici, dunque la salvaguardia della salute ed evitare che la pandemia possa espandersi. Quel che si contesta non è tanto dunque la sostanza, ma il metodo, e cioè bisogna essere un poco più precisi ed anche rispettosi nei confronti di chi magari si sente dire riapriamo la stagione invernale, apriamo la stagione invernale perché per la verità non si è mai aperta e poi all'improvviso, dopo aver fatto acquisti per il ristorante, per l'albergo, dopo aver organizzato il protocollo, peraltro concordato con il Comitato Tecnico Scientifico, con il governo, all'improvviso arriva la chiusura da parte del ministro. Non si contesta la chiusura in quanto tale, ma il metodo, le tempistiche sicuramente sì. Questi sono i due grandi argomenti che tratteremo questa sera con i nostri ospiti, che vado subito a salutare, che ringrazio per essere con noi anche perché con i lavori al Senato in diretta è chiaro che gli ospiti che tra un attimo vi presento sono tutti interessati anche a seguirli e quindi li ringrazio per essere qui con noi in diretta questa sera. Andiamo a salutare Walter Rizzetto, deputato del Fratelli d'Italia. Buonasera, Rizzetto. Buonasera a tutti. Buonasera Buonasera Marco Marin di Forza Italia. a tutti. Andiamo in ordine orario. Elena Lizzi, europarlamentare della Lega. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Grazie e buonasera all'onorevole eurodeputato del Partito Democratico Alessandra Moretti. Buonasera. Buonasera, grazie, buonasera a voi. Allora, la strettissima attualità ci dice che Draghi sta in Senato raccogliendo la fiducia che arriverà intorno alle 23, secondo un calcolo che abbiamo fatto sulle tempistiche dei lavori in corso, ma intanto questa sera apriamo anche un'altra pagina della nostra emittente, un altro collegamento, un'altra collaborazione con Bruxelles. Perché? Perché in Europa chiaramente si svolge un po' in questo momento tutto ciò che riguarda il recovery fund, tutte le trattative ed anche le strategie, le indicazioni che arrivano dall'Europa ai vari paesi, e Mario Draghi che ha fatto tanto nella sua carriera in Europa come governatore della Banca Centrale Europea. Andiamo a sentire con la nostra corrispondente Giulia Garofalo come è stato accolto Draghi in quanto presidente del Consiglio dell'Italia e dunque qual è il parere in Europa, come è stato commentato questo arrivo di Draghi in politica direttamente e qual è il giudizio su questo governo che sta nascendo. Buonasera Giulia. Grazie Francesco, buonasera a tutti. Il sentimento europeo è quello di un'Italia più forte in Europa sotto la guida del Premier Draghi. Si parla già di eredità dell'ex numero uno della Banca Centrale Europea, già conosciuto quindi nei corridoi di Bruxelles, e la sua presenza è attesissima dai leader sia per il primo vertice dell'UE a Bruxelles che per il G20, che ricordiamo sarà presieduto proprio dall'Italia. Sono arrivati rapidamente gli endorsement sia dai leader europei all'uomo che ha salvato l'euro, e il riferimento è alla crisi finanziaria del 2012, in cui Mario Draghi, allora presidente dell'Eurotower, ha fatto le scelte giuste al momento giusto per portare fuori dalla recessione le economie più debili d'Europa. Per cui, da Macron alla Merkel e dalla Commissione al Consiglio europeo,
ma anche in Europarlamento si mandano segnali che celebrano un nuovo inizio per l'Italia e sotto la guida di Mario Draghi l'Italia tornerebbe al tavolo dei grandi, non solo dell'Unione Europea, ma anche a livello internazionale. Un ampio margine di svolta, per esempio, si intravede nelle relazioni con la Cina e con la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden. Ad esempio, nella gestione di questioni calde, temi legati ai dazi su alcune merci e sull'agroalimentare e più in generale alla concorrenza commerciale. Dunque, Draghi attesissimo tra Eurosummit, G20 e COP26 e avrete visto senz'altro anche dall'Italia come su Twitter il suo arrivo faccia eco in Europa con l'hashtag, il famoso hashtag Whatever it takes, ripreso da Charles Michel stesso nel suo account per inviare le congratulazioni al Presidente del Consiglio. Allora, questo è il primo intervento di Giulia Garofalo da Bruxelles, che ci dà la possibilità di sentire direttamente dal cuore dell'Europa cosa si pensa dell'Italia. Torneremo dopo ancora con Giulia a parlare di questo. Allora, io farei un primo giro sulla strettissima attualità, dunque su Draghi, su come si è presentato e su come vengono commentate e giudicate le prime parole di Draghi, sia per quanto riguarda il discorso che ha fatto in Senato, ma anche quello che ha lasciato intendere in precedenza. E partirei dall'opposizione, che questa sera è rappresentata soltanto da Fratelli d'Italia, non solo questa sera, è di fatto l'unica opposizione che c'è in questo momento in Italia ed è rappresentata da Walter Rizzetto. Rizzetto, allora come si sente tutto solo a fare l'opposizione? Intanto mi sento accerchiato questa sera perché vedo i colleghi che saluto tutti. Un particolare riferimento alla collega Moretti, che voglio dire è solidarietà rispetto a quanto accaduto qualche giorno fa. Insomma, speriamo che sia soltanto una goliardata. Quindi mi permetta di salutare la Moretti per quanto accaduto, ma anche Marin piuttosto che Elena Lizzi, ci mancherebbe altro. Mi sento un po' accerchiato. Nel senso che hai ragione Francesco quando dici che siamo gli unici all'opposizione. Riteniamo sia una scelta corretta. Nessuno mette in dubbio le capacità e l'altisonanza del nome di Mario Draghi, ci mancherebbe altro. Io domani, guardate, devo intervenire alla Camera in discussione generale rispetto alle linee programmatiche del suo, voglio dire, del documento che ha consegnato alla Camera e devo dire che fa un certo effetto intervenire di fronte a Mario Draghi, non lo nego. Ritengo però altresì che in qualsiasi paese civile, in qualsiasi democrazia, in ogni Parlamento si debba sempre, in qualsiasi condizione anche, voglio dire, tragica, drammatica che stiamo vivendo in questi mesi, in questo anno, nel mezzo anno che è passato voglio dire, durante questa pandemia terribile. Serva sempre avere un'opposizione leale, virtuosa. Ritengo che Fratelli d'Italia farà le sue proposte, dirà sì quando ci saranno delle cose ampiamente condivisibili che farà questo governo. Non trovo in questo governo, voglio dire, quel carattere di discontinuità a cui aveva fatto cenno il presidente Mattarella e a cui probabilmente aspirava l'allora soltanto incaricato presidente Mario Draghi. Anche per questo non facciamo parte di questo esecutivo. Penso che rispetto alla cosiddetta, perché tanto prima o poi arriva questa domanda, rispetto alla cosiddetta unità del centrodestra, ritengo che l'unità del centrodestra si vada ad evidenziare soprattutto, e qui mi conforta la collega Elena Lizzi, soprattutto a carattere locale. In Friuli Venezia Giulia governiamo, in Veneto governiamo in molte regioni e lo facciamo bene. Però ecco, serve un'opposizione. Fratelli d'Italia farà questo tipo di opposizione al netto del fatto che ogni volta che ci inviterete, probabilmente sarò da solo o qualche mio collega sarà da solo contro gli altri, contro inteso politicamente. Abbastanza larghe per sopportare, no? Questa solitudine. Andiamo subito dall'onorevole Moretti. Naturalmente ci uniamo alle parole di Rizzetto, sperando che sia stato solo un gesto goliardico quello di una settimana fa.
esplosione di una bomba sotto, sotto casa sua, ma speriamo davvero che sia soltanto una goliardata. Ma al di là di questo, onorevole, parliamo invece della bomba Italia, perché anche l'Italia è un ordigno che è lì lì per esplodere, e questa sera in Senato Draghi si sta presentando al Senato, domani lo farà alle Camere. Da parte sua il giudizio sulle prime dichiarazioni, se secondo lei rispecchiano le linee programmatiche del suo partito? Beh, innanzitutto mi faccia ringraziare Walter Rizzetto e Giorgia Meloni, che è capo del suo partito, e però di tantissimi altri colleghi e rappresentanti delle istituzioni repubblicane che hanno voluto esprimere, diciamo, solidarietà. Anch'io spero che si tratti soltanto di un gesto, come dire, non riferibile né alla sottoscritta né a nessun altro. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Mario Draghi, beh, vede, noi dall'Europa guardavamo con grande preoccupazione la crisi del governo italiano, perché l'Italia, come sapete bene, è il beneficiario più grande del Recovery Fund, quindi è il paese che riceverà la somma maggiore di risorse dal Recovery Fund, e abbiamo bisogno di disegnare un recovery plan che guardi lontano, con una strategia lunga, e mi sembra che oggi il neo presidente del Consiglio Draghi abbia manifestato di avere le idee molto chiare, soprattutto nella strategia su come utilizzare queste risorse, quindi le grandi riforme strutturali di cui questo paese ha bisogno: fisco, giustizia, la scuola, la formazione. Io ho trovato molto belle e anche diciamo autorevoli le dichiarazioni sulla scuola, sulla formazione, e anche devo dire sul tema del lavoro, dell'occupazione delle donne, dei giovani. Ecco, mi sembra di avere di fronte un Presidente del Consiglio che saprà utilizzare al meglio i 209 miliardi. Guardi che non è facile, non è stata una cifra che abbiamo ottenuto facilmente, quella dei 209 miliardi. Bisogna dare atto a Conte e alla squadra di governo di aver lavorato molto bene, ma adesso bisogna però essere in grado anche di avere uno sguardo lungo sul futuro. E uno sguardo lungo sul futuro ce l'hanno pochi politici, purtroppo. Siamo stati abituati per troppo tempo a guardare al consenso immediato. Invece oggi dobbiamo disegnare un'Italia dei prossimi 20 anni. Io mi auguro che questo governo lo sappia fare, e dal punto di vista europeo mi auguro che ci sia veramente una maggioranza larga e trasversale per aiutare il nostro paese e l'Europa intera ad uscire da questo grande incubo che è rappresentato dalla pandemia. In Europa poi c'è il nodo da sciogliere relativo al Partito Popolare Europeo, con delle situazioni che possono, ma questo riguarda più il centro-destra che voi. Quindi vado subito da Marco Marin. Onorevole Marin, poi dopo parleremo anche del fatto che Draghi non ha istituito un ministero per lo sport. Lei è particolarmente sensibile a questo tema, perché conosciamo tutti la sua carriera di grande sportivo, medaglie olimpiche con la scherma. Ci aspettavamo francamente un ministero dedicato allo sport, non è arrivato. Vabbè, qualcuno comunque se ne occuperà, e speriamo bene. Ma al di là di questo, allora, questo governo che nasce, noi più volte in varie trasmissioni abbiamo parlato, no, delle fluttuazioni politiche del nostro paese. Si è arrivati a questo punto, cosa diciamo, che Berlusconi ha vinto? Buonasera a tutti, un saluto, un abbraccio, desidero farlo anch'io a Alessandra, sottolineando che gesti di quel tipo non possono mai essere definiti né scherzosi né goliardici. Perciò mi auguro, e sono certo, perché ho grande stima nelle forze dell'ordine, che chi ha fatto un gesto di questo tipo, di cui non conosco le dimensioni, di cui ho letto solo sui giornali per il nostro titolo Alessandra, venga assicurato il prima possibile alla giustizia, perché chi fa cose di questo tipo deve pagare un prezzo. Quindi un abbraccio a Alessandra e a tutti, saluto tutti i colleghi, Walter, tutti i colleghi e tutti i suoi telespettatori. Guardi, oggi è nato un governo, io ho detto, lei ricordava il mio passato di campione olimpionico e mondiale, io ho passato, oggi ho visto Draghi al Senato e l'ho visto con la maglia della nazionale, quella maglia azzurra della nazionale per cui tutti gli italiani tifano e per cui tutti hanno il dovere di lavorare perché possa vincere. La sfida è dell'Italia. Ed io mi sono ripromesso dalla nascita del governo Draghi, e poi arrivo alle sue considerazioni su Berlusconi e il PPE, mi sono ripromesso di non guardare più indietro. Noi, il centrodestra unito,
non ha mai fatto polemiche durante il governo 2, ha sempre fatto proposte concrete, figlie di professionalità e competenza che ci sono ovviamente all'interno del nostro gruppo. E verrà anche il momento delle responsabilità politiche, naturalmente, perché non ci sono cambi politici di alleanze. Questo è un governo di unità nazionale con la maglia nazionale, da cui mi dispiace non faccia parte Walter, ma rispetto naturalmente le decisioni di Walter, inteso come Fratelli d'Italia, di Giorgia Meloni, che è la leader e del partito tutto. Naturalmente questo non cambia i posizionamenti. Non è che noi non riteniamo più Fratelli d'Italia con noi siamo Forza Italia e Lega, siamo sempre il centrodestra, come mi pare anche ieri il centrosinistra abbia saputo trovare fra PD, LeU e Movimento 5 Stelle un intergruppo parlamentare che chiarisce anche a nostro vantaggio, perché a noi l'ambiguità non piace, la situazione. Però non voglio più parlarne, perché nel momento in cui ti metti la maglia fai un passo indietro per fare avanti tanti passi, speriamo, avanti al Paese, perché sono dei problemi reali da affrontare. Sulla nascita del governo Draghi, potrei dire facilmente che Berlusconi ha chiesto 6 mesi fa il governo dei migliori. Lo facevamo tutti insieme, nel senso che non avremmo mai aiutato, non avremmo mai sostenuto nessuno nel centrodestra un Conte ter. Chiedevamo un cambio di passo con una figura, ed è evidente che il prestigio internazionale di cui gode Draghi, basta vedere come è stato accolto dalle più importanti cancellerie europee, è importantissimo, quindi è un vantaggio per il nostro paese. Io sottolineo che oggi di Draghi, al di là del programma sull'Italia, che vedremo passo passo, perché vede, noi abbiamo il dovere oggi di fare le cose. Non bastano le parole, bisogna imprimere una sterzata netta rispetto al Conte 2 e fare le cose, ma sottolineo che l'ultima volta che il premier precedente, che Conte, è venuto in aula, parlò di America e di Cina mettendole quasi sullo stesso piano. Oggi invece Draghi ha richiamato tutti al nostro atlantismo, al nostro europeismo, alle nostre alleanze storiche che non possono essere mai messe in discussione, che ci collocano chiaramente come amici degli Stati dell'Europa e degli Stati occidentali, ovviamente, e degli Stati Uniti d'America. Quindi questo già ha segnato una forte discontinuità col passato. Adesso andremo a fare le cose concrete, sapendo, ripeto, che tutti devono fare un passo indietro. Come ci ricordava, lei sottolineava la questione del PPE prima. Io non vedo problemi, francamente, nel PPE per quanto riguarda naturalmente Forza Italia. Forza Italia è una colonna portante del PPE. Facciamo parte di quei valori moderati, liberali, europeisti, riformatori, cattolici, che sono quelli per cui ho cominciato a fare politica. Mi ritroverei solo con quella maglia, non mi metterei una maglia diversa da questa, perché questa è la mia storia. E francamente non ci sono problemi, c'è stato un avvicinamento ad alcune posizioni, ma non spetta a me parlarne. Io posso dirle che il primo che mi parlò del governo Draghi dopo Berlusconi, che lo disse pubblicamente, fu Giancarlo Giorgetti, che evidentemente perseguiva l'amico Giancarlo un'idea di questo tipo. A me fa molto piacere che insieme alla Lega siamo dentro, e saluto l'Europarlamentare Lega, a questo governo che deve fare il bene degli italiani, e ci aspetta a tutti noi una sfida difficile. Dobbiamo rimboccarci le maniche e provare a salvare l'Italia, perché guardi che anche l'aspetto sanitario è molto difficile. Sì, sullo sport, e concludo, vedrà che il governo Draghi sarà in grado di trovare una delega importante per lo sport, che coinvolge 20 milioni di persone, fa il 3% o il 5% con l'indotto del PIL nazionale. È un aspetto molto importante, economico, sociale, di prevenzione sanitaria, e sono certo che anche questo governo ne darà il giusto peso allo sport. Allora, andiamo dall'onorevole Elena Lizzi, poi passeremo all'altro argomento, che è quello del recovery fund, e quindi chiederò subito all'onorevole Alessandra Moretti un suo intervento, perché poi so che deve lasciarci, che ha degli altri impegni. La ringrazio davvero per aver fatto il tutto per essere con noi questa sera. Onorevole Lizzi, per quanto riguarda il Partito Popolare Europeo, a che punto siamo? Questo tentativo di avvicinamento della Lega per provare ad entrare nel Partito Popolare Europeo e a disinnescare quelle situazioni che potrebbero essere di imbarazzo nel rapporto Europa-Italia, considerando la diversa collocazione, ecco, mettiamola così, del suo partito in Italia e in Europa, anche come idea di Europa della Lega, che è diversa da quella degli altri e da quella che ci ha anche elencato, che ci ha anche spiegato Marin di Forza Italia. Colgo l'occasione prima di tutto di salutare i colleghi presenti e di mandare la solidarietà anche a Alessandra, insomma,
non è piacevole per nessuno, tanto più in queste condizioni di allarme per un rappresentante delle istituzioni. Detto questo, io credo che il Partito Popolare stia quasi bene, nel senso che li vediamo da oltre il cordone sanitario che ci hanno posto nel luglio 2019, e oggi vorremmo che fosse chiara invece qual è la vera volontà della Lega, quella che abbiamo tentato di spiegare per tanto tempo, che è quella di vedere un'Europa veramente aperta e solidale. Io l'avevo chiesto in aula ancora un anno fa, a marzo proprio 2020, all'alba purtroppo della pandemia. Peccato che i 40 anni trascorsi molto probabilmente in una condizione di consolidamento politico di una maggioranza composta tra Partito Popolare, Socialisti e Democratici abbia impedito a molti di ascoltare anche voci fuori dal coro che hanno sì evidenziato delle lacune, delle difficoltà, la voce del popolo, e non abbia permesso, se non di fronte a un'emergenza sanitaria, di ascoltare quello che invece noi abbiamo sempre cercato di dire. Oggi in Italia si fa un gran parlare di una svolta europeista della Lega e di Salvini. Io vorrei dire che fin dall'inizio noi abbiamo detto che noi volevamo andare in Europa e volevamo contare in Europa come Sistema Italia, oltre che come Lega, per cambiare l'Europa da dentro. Se questo poi aprirà scenari che riguardino, diciamo, nuovi equilibri rispetto ai gruppi parlamentari, si vedrà in futuro. Allo stato attuale a me non risulta che ci siano movimenti di questo tipo. Se si apre un dialogo, ben venga, noi siamo disponibili come lo siamo sempre stati, anche se facciamo magari delle critiche. Tante volte poi con un po' di pazienza, un po' di tempo, troviamo anche che qualcuno ci dà ragione, magari anche la Presidente della Commissione Europea chiede pubblicamente scusa per alcune false promesse o eccessive promesse. La interrompo perché, come dicevo, ho un obbligo da rispettare con l'onorevole Moretti per lasciarla andare in tempo utile agli altri impegni che ha. Partiamo subito con il discorso del Recovery Fund, perché il nostro Ministro dell'Economia, Franco, ha partecipato ad un primo incontro tra i ministri europei, l'Ecofin, si è parlato di Recovery Fund, e abbiamo letto qui in Italia che la linea dell'Europa sarebbe quella di un utilizzo di questi fondi mirato, e cioè di evitare sprechi, ma evitare sprechi significa anche andare ad aiutare quelle aziende che hanno una prospettiva. Qualcuno in Italia lo ha letto anche in questo modo, e cioè chi sta per fallire, chi sta per tirare le cuoia, arrivederci e grazie. È proprio così, oppure il senso è diverso di quello che l'Europa vuole per l'utilizzo corretto dei fondi? Guardi, io credo che l'Europa abbia dato delle indicazioni molto chiare, cioè di questi 209 miliardi, come sanno bene i miei colleghi, il 37% dovrà essere utilizzato per la green economy, il 20% per la digitalizzazione e poi il resto ovviamente per le infrastrutture, la scuola, la formazione, la ricerca scientifica, che abbiamo visto cosa ha voluto significare nella ricerca, per esempio sul vaccino anti-Covid. Allora io credo che l'Europa si attenda a questo dall'Italia, un piano strategico anche dal punto di vista dello sviluppo economico e appunto a sostegno delle aziende. Non dimentichiamoci che già con SURE, cioè con i 100 miliardi di SURE, quindi già una ventina di miliardi per l'Italia, l'Europa ha sostenuto il lavoro anche per il nostro paese, quindi l'occupazione. Oggi però l'Europa chiede piani strategici appunto per le aziende, da sostenere ovviamente non le aziende decotte, quelle cioè che non hanno futuro, ma le aziende che sono in grado di stare sul mercato, di innovarsi a livello tecnologico, disposte a investire anche nella formazione e nella crescita dei propri dipendenti. Allora io credo che noi davanti abbiamo una sfida che non possiamo mancare. 209 miliardi l'Italia, come il resto d'Europa, non vedrà mai più. L'Italia, tra l'altro, ripeto, è il paese che riceverà
la somma maggiore perché è il paese che è stato colpito più duramente dalla pandemia. Dobbiamo dimostrare di essere all'altezza di questa sfida e le dirò di più. Come ha detto Draghi giustamente, noi dobbiamo dimostrarlo per i nostri figli, per i nostri nipoti, il debito, perché molte di queste risorse certo sono a fondo perdute, ma altrettante sono a debito. Ecco, il nostro debito dovrà essere un debito di qualità, un debito buono e non un debito cattivo. Qual è il debito buono? Il debito buono è quello che crea ulteriori investimenti. Quindi un paese comunque che si indebita, ma si indebita per crescere, per innovare, per migliorare la vita delle future generazioni. A me è piaciuto molto il riferimento costante che il Presidente del Consiglio ha avuto per i giovani e le donne, che sono i soggetti che hanno pagato di più le conseguenze di questa crisi pandemica. Allora io credo, se noi avremo la capacità, il coraggio, l'onestà di investire al meglio queste risorse, allora i nostri figli, i nostri nipoti ci potranno guardare con un atteggiamento di fiducia. Ecco, noi dobbiamo fare come classe politica quello che sono riusciti a fare come classe politica i politici del dopoguerra, far rinascere un paese. Questa è la nostra sfida che abbiamo ed è questo quello che porteremo avanti. Grazie onorevole ancora per la disponibilità. Mi verrebbe da fare una battuta. Grazie a voi. Un saluto alla vostra bellissima regione. Grazie. Mi verrebbe da fare una battuta nel senso che Draghi ha pensato alle donne, il suo partito no. Ma questo è un altro argomento. Appunto. Ne parleremo infatti un'altra volta. Infatti le dirò anche che noi siamo molto arrabbiate per questo, sì. Ma non chiediamo compensazioni, chiediamo di essere valorizzate per il merito e le competenze che abbiamo. Impariamo dagli altri partiti questa volta, che hanno dimostrato di essere molto più bravi di noi. Bisogna far sempre corrispondere alle parole, i fatti, per essere credibili. Mi auguro che il mio partito in futuro lo farà. Grazie, grazie all'onorevole Alessandra Moretti, eurodeputato del Partito Democratico da Vicenza. Grazie e buona serata. Buona serata. Noi adesso ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi avremo ancora un piccolo collegamento con Bruxelles e anche con gli ospiti che sono qui con noi. Parleremo di Recovery Fund e andremo poi all'argomento che sarebbe anche l'argomento principale di questa puntata, ma la stretta attualità ci ha imposto di parlare anche, non potevamo certamente ignorare che in Senato si sta per votare la fiducia a Draghi e non potevamo non dare spazio anche in questa trasmissione al governo Draghi che sta nascendo. La stretta attualità che ci riguarda è anche quella però della stagione invernale che doveva partire ed è stata invece bloccata all'improvviso. Avremo tanti contributi, l'assessore al turismo della regione Veneto Caner, l'assessore alle attività produttive della nostra regione Bini, ma anche gli imprenditori delle aree che sono colpite da questo provvedimento che non permetterà di partire con la stagione invernale. Tutto questo tra poco, dopo un brevissimo break. Eccoci qui di nuovo in diretta. Allora, torniamo a Bruxelles da Giulia Garofalo per farci spiegare anche da lei il senso di quello che l'Europa chiede ai vari paesi, ma in particolare all'Italia, perché poi l'Italia è uno dei paesi che è messo peggio con il debito pubblico, con la situazione economica e dunque sul quale peserà poi maggiormente il futuro nel dover restituire quella parte dei fondi che ci arrivano non a fondo perduto e di dover poi costruire una stabilità con delle riforme strutturali che porteranno, speriamo, in futuro a non avere più gravissimi problemi di bilancio e voragini nei conti pubblici. Giulia. Il mood non è esattamente lo stesso a livello istituzionale europeo, nel senso che si è parlato durante l'Eurogruppo e alla riunione dell'ECFIN, che questa volta è stata in format virtuale, quindi non ci sono state delle conclusioni formali. Però comunque i ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi in materia di solvibilità del settore delle imprese sulla base di una nota già elaborata dalla Commissione europea. E la pandemia del coronavirus ha avuto un forte impatto sul settore delle imprese, inducendo quindi i governi ad estendere le misure di sostegno pubblico per poter arginare la recessione e mandare avanti l'economia.
Un esempio è quello della proroga o estensione all'applicazione del regime UE per gli aiuti di Stato, con una serie di deroghe, clausole di retroattività che per esempio interessano il settore vitivinicolo. Ma vorrei precisare, rispondendo alla tua domanda, che alla conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo è stato proprio il commissario Gentiloni a toccare questo argomento, anche se lo ha sfiorato in maniera indiretta. Ha usato espressioni precise, pesate, ha detto che per evitare un forte aumento delle insolvenze sarà fondamentale gestire con molta attenzione il ritiro delle misure di sostegno pubblico. Questo ha detto, un messaggio che è stato espresso anche dal vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis qualche giorno fa, nell'ambito della presentazione delle previsioni economiche d'inverno della Commissione europea, dove si ribadiva l'importanza di non ritirare queste misure in modo prematuro. Quindi il segnale che dà l'Europa è in realtà diverso da quello che mi stai suggerendo tu. E per Bruxelles preme passare in modo graduale da un approccio globale ad azioni di sostegno più mirate, che distinguano tra imprese non vitali e vitali, che necessitano invece di sostegno per andare avanti e avere un impatto importante per raggiungere gli obiettivi 2030, 2050, gli obiettivi climatici, di sostenibilità, di innovazione, di passi avanti nell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico. Queste, ecco, sono le aziende che saranno essenzialmente forti nei progetti di recovery, nei recovery plan e in quelle formule che saranno proposte in Europa per la ripresa. Allora, in sostanza l'Europa, grazie a Giulia Garofalo, l'Europa chiede che questi fondi vengano utilizzati bene in maniera mirata. Ripartiamo di nuovo dall'opposizione, Walter Rizzetto. Allora, abbiamo capito male dunque, perché io ho letto espressamente proprio oggi su un quotidiano in cui si diceva che l'Europa potrebbe chiedere di dare i soldi soltanto a chi è in grado di farcela, però forse abbiamo equivocato. Beh, ma è chiaro che in questo momento tutti i paesi firmeranno e porteranno avanti un protocollo, nello specifico il protocollo che aveva stilato il governo uscente, il governo Conte, e che evidentemente è stato definito nel suo alveo un protocollo non sufficiente. Quindi in questo momento tutti i paesi europei, nello specifico ancor più l'Italia, perché come ricordava prima l'eurodeputata Moretti, l'Italia sarà il paese che beneficerà maggiormente di questi, voglio dire, di parte prestito e di parte cosiddetti a fondo perduto, scriveranno dei bei documenti. Mi auguro che Mario Draghi riuscirà in questo intento, sicuramente, insomma, questo è poco ma sicuro. Il problema è un altro. Il problema è cercare di fare quasi con un moltiplicatore keynesiano delle azioni, delle opere rispetto a questa valanga di soldi che stanno per arrivare e che non utilizzerà soltanto questa legislatura, perché 209 miliardi li utilizzeranno la prossima e la prossima ancora legislatura. Ecco, utilizzarli bene per cercare chiaramente una ripresa, perché soltanto con una ripresa tu riesci a superare quel tasso effettivo, anche quota parte di interessi, per restituire a questa cifra e per cercare di dare ossigeno alle nostre aziende. Questo è un passaggio che io ritengo che i colleghi europei sappiano perfettamente, poiché anche il commissario mi pare sia stato abbastanza chiaro in questo. Dopodiché, se mi chiedete che in questo caso l'Italia correrà dei rischi rispetto a questi ennesimi prestiti, secondo me qualcuno sì, perché se non facciamo bene i compiti a casa saremo sempre, voglio dire, sub iudice nei confronti della Commissione europea. Attenzione, in un'Europa, probabilmente tutti voi e anche le persone che ci stanno ascoltando a casa, penso la maggior parte di loro, hanno ascoltato l'intervento programmatico, politico, devo dire, di Mario Draghi al Senato e dello stesso che farà domani alla Camera. E quando Mario Draghi parla di sovranità, dice una cosa, dice lasciamo stare un po', perlomeno tentiamo di cedere un po' di sovranità nazionale per avere una sovranità europea. È chiaro il discorso di Mario Draghi,
se esiste una sovranità europea, esiste meno una sovranità di uno Stato membro, di un singolo Stato membro. Il vero problema, ed è quello che io cercherò di dire umilmente domani in aula al Presidente Mario Draghi, è che i paesi europei non partono tutti dalla stessa linea di partenza. Voi stessi sapete, che chiudo rapidissimamente, ma siamo molto indietro, perché basta fare circa mezz'ora di macchina dal vostro studio bellissimo di Udine per andare in Slovenia e per capire quanto una tassazione unica sui redditi è di 3 o 4 volte inferiore rispetto al nostro paese. Sì, quindi è lì che dobbiamo uniformarci con gli altri paesi europei. Dopo possiamo iniziare a parlare di sovranità. Marin, Forza Italia è sicuramente uno dei partiti storicamente più vicini alle imprese, se non altro perché è stato fondato da un grande imprenditore, quindi è sicuramente identificato come uno dei partiti più vicini alle imprese. Questo discorso che stiamo facendo sul Recovery Fund, le quadre, vuole aggiungere qualcosa rispetto anche a quello che l'Europa chiede? Beh, intanto voglio dire che noi abbiamo con il PPE, noi siamo forza di maggioranza relativa in Europa, Forza Italia, con Berlusconi e Tajani e tutto il PPE, abbiamo contribuito in modo determinante all'arrivo di questi fondi, perché come dicevo prima noi lavoriamo per l'Italia, quindi noi abbiamo lavorato per gli italiani, abbiamo naturalmente chiesto fin dall'arrivo di questi fondi che la parola non fosse, che la cosa fosse gestita dal Parlamento, perché non poteva essere gestita come veniva attentato di fare con il premier precedente Conte, solo da lui, solo da Palazzo Chigi, o comunque fosse solo dalla maggioranza, perché Walter ricordava correttamente che più di 80 miliardi, poco più di 80 miliardi ci vengono dati a fondo perduto, ma i rimanenti sono debiti, sono soldi che dovremo pagare, perché nessuno può permettersi, neanche l'Europa, di regalarli, finiranno di pagarli i nostri figli. Quindi è un investimento sul futuro e quindi questi soldi non possono andare in assistenzialismo cronico, penso, o in bonus, penso ai monopattini, nel secondo caso, nel primo caso al reddito di cittadinanza, ma serve che questi soldi vengano investiti in un debito produttivo, cioè vanno investiti per produrre lavoro e ricchezza. E d'altronde osservo che Draghi, il Presidente del Consiglio Draghi, qualche mese fa fece un'intervista, fece delle dichiarazioni, dicendo proprio che lo schema del recovery plan del Conte 2 era sbagliato, perché se non hai la cultura della ricchezza, se definisci gli imprenditori dei prenditori, non riesci a capire che i soldi devono essere investiti in quel senso. Aggiungo che Forza Italia è l'unico movimento politico che ha presentato un piano dettagliato per la spesa di questi 209 miliardi, lei prima parlava dello sport, lei sa che il Conte 2 per lo sport aveva previsto 700 milioni su 209 miliardi di recovery plan, sì, che non vuol dire neanche l'1%. Noi abbiamo chiesto 4 miliardi e mezzo, perché è un aspetto importante, ma insomma per tante riforme, è ragion per cui adesso c'è da rimboccarsi le maniche e far sì, sotto la guida di Draghi, che in questo senso è una garanzia. A me, guardi, le parole di Walter Rizzetto di stasera, che è all'opposizione lealmente, correttamente, coerentemente con il suo, con la posizione del suo partito, però intravedo la voglia di contribuire. Capisco che è all'opposizione, ma e noi lo faremo anche noi. Io credo che questa è una sfida che riguarda tutto il Parlamento, vede? Riguarda veramente, veramente l'Italia. E quindi noi ci siamo posti, è la nostra storia, è la storia di Forza Italia. Il centrodestra, come lei ricorda sempre, come le ricordo sempre, come dicono i miei colleghi di centrodestra, i miei alleati di centrodestra, trae la sua forza anche dall'essere plurale. E stiamo insieme in Friuli Venezia Giulia come in Veneto, voi trasmettete dal Friuli, da Udine. State insieme in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, ma non a Roma. No, stiamo insieme, sì, stiamo insieme in tutte le 14 regioni che governiamo, in tanti comuni, su progetti concreti. E facciamo delle differenze culturali che ci sono fra di noi, anche la nostra ricchezza nell'offerta al paese. A Roma stiamo insieme in due parti importanti del centrodestra, Forza Italia e Lega, sono entrati al governo, ovviamente io dico correttamente perché ci crediamo. Fratelli d'Italia ha fatto una scelta di carattere diverso, però ripeto, intravedo dalle parole dell'amico Walter Rizzetto la voglia di contribuire ugualmente. C'è un atteggiamento responsabile. Scusa Marco, certamente e ricambio evidentemente la stima. Noi abbiamo sempre collaborato, magari voglio dire con dei toni anche forti, però c'è un'enciclopedia di proposte
di Fratelli d'Italia rispetto al primo governo Conte, al secondo governo Conte. Molto spesso hanno chiuso quelli. Avremo modo. Però solo una cosa. Il vero problema in un tweet, e mi rivolgo sia al collega Marin sia a Elena Lizzi, all'europarlamentare Lizzi, il vero problema oggi di questo esecutivo è che, a parte che io non vedevo tante conversioni da 2000 anni circa, voglio dire, nel mondo rispetto a Mario Draghi, ma questa è soltanto una battuta, ma il vero problema è che quando queste risorse del recovery, perché a un certo punto Mario Draghi è uno, ha tenuto per sé chiaramente i ministeri più tecnici, nel senso che l'economia è roba sua, tanto per essere chiari, no? Purtroppo ci sono anche dei ministeri, come i colleghi sapranno, senza portafoglio. Però attenzione che quando qualcuno all'interno di questa maggioranza molto eterogenea, intrinsecamente diversa tra di loro, perché le posizioni della Lega o di Forza Italia non sono le posizioni del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, succederà che qualcuno, che ne so, dico al netto di essere più o meno d'accordo, ad esempio col reddito di cittadinanza, implementiamo il reddito di cittadinanza, facciamo un altro bonus monopattini. Facciamo una trasmissione apposita su questo. Certo. Però adesso dobbiamo... Allora, noi su questo, chiudo, noi su questo saremo contro, saremo a favore invece di un piano Marshall, ad esempio per quanto riguarda le scuole e la sanità, che è la prima cosa da fare, secondo me. Io aspetto con ansia un voto unanime in Parlamento, perché è una cosa che non si vede spesso, quindi prima o poi, se lei mi dice che su alcune cose voterete a favore, quindi aspettiamo. Certo. Aspettiamo. Allora, voglio dire una battuta, Walter, che la conversione noi non abbiamo dovuto farla, perché Draghi l'abbiamo indicato noi, Berlusconi, sia alla BCE che alla Banca d'Italia. Anche in una battaglia con la Merkel, e vedrà che non arriverà l'assistenzialismo. Facciamo una puntata tutto scusa, su Walter, questi temi. Walter, perché la storia di Draghi parla per lui. L'assistenzialismo cronico del Movimento 5 Stelle non fa parte della cultura della storia non di Mario Draghi. Degli assenti, Marine, la blocco e si è così. Visto oggi con col discorso che ha fatto, il cambio di marcia c'è stato fra lui, che ci sarà fra lui e quello che è stato il Conte 2. Allora andiamo avanti, adesso dobbiamo accelerare sul tema dello sci, della stagione invernale. Noi abbiamo titolato questa trasmissione sullo sci la prima inforcata di Draghi. L'inforcata, sapete, è un errore nello sci quando si prende il paletto con gli sci anziché aggirarlo, e quindi l'inforcata di Draghi, la prima inforcata è arrivata sullo sci. Che poi nessuno discute, come dicevo in apertura, che ci siano dei motivi alla base seri per aver preso quella decisione, ma è il metodo che ha indispettito e messo nei guai tanti imprenditori, tante attività economiche. Io partirei proprio con l'assessore Caner del Veneto, che è una delle due regioni che noi con la nostra emittente raggiungiamo, stiamo sempre più espandendo anche dall'altra parte del Tagliamento. Sentiamo l'assessore, che cosa pensa di questo stop improvviso? Poi, onorevole Lizzi, vengo subito da lei per iniziare a commentare questo che è un grave problema che si è verificato in questi giorni e che avrà sicuramente delle gravi ripercussioni economiche. Assessore Federico Caner, assessore al turismo del Veneto. Beh, guardi, qui stiamo parlando di svariate milioni di euro, perché non dobbiamo tener conto soltanto del problema legato agli impianti a fune, ma anche di tutto l'indotto, quindi insomma pensiamo agli alberghi che non hanno potuto riaprire, o meglio, a dire la verità, gli alberghi sarebbero ad oggi aperti, ma è ovvio che non c'è flusso turistico se non ci sono gli impianti a fune aperti, o comunque sono flussi turistici molto limitati. Poi pensiamo a tutto il tema dell'indotto, quindi i maestri di sci, i ristoranti, i bar, le scuole sci in generale, i negozi che vendono attrezzatura sportiva, non soltanto in montagna ma anche in pianura, perché molti, diciamo, partono da altre località venete o friulane per partire e andare in montagna e acquistare magari dei prodotti legati al vestiario. Quindi il danno è un danno che dobbiamo ancora stimare nella sua interezza, ma che sappiamo essere molto pesante. Noi siamo molto delusi proprio perché avevamo fatto di tutto per poter riaprire in sicurezza. Tutte le regioni dell'arco alpino più l'Abruzzo aveva lavorato per costruire a livello tecnico e politico un protocollo per poter andare a sciare in sicurezza. Neanche una settimana fa il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, aveva approvato queste norme, questo disciplinare, diciamo, e quindi noi eravamo convinti di poter agire in tranquillità. E le motivazioni noi non le conosciamo, nessuno
osa mettersi in mezzo, cioè definire che non sia giusto fare uno stop di questo tipo dal punto di vista sanitario, perché noi purtroppo i dati sotto mano, soprattutto a livello nazionale, non li abbiamo. Ciò che contestiamo noi è il metodo, cioè non si può una settimana fa dare l'ok alla riapertura degli impianti e quando mancano poche ore, e quindi tutti gli impiantisti, gli albergatori hanno fatto i contratti di lavoro, hanno battuto le liste, insomma si sono attrezzati per poter riaprire, dire che si è scherzato. Ecco, questo è un danno incredibile. Guardi, c'è solo una giustificazione che mi sono dato io personalmente, però guardi che non ho nessun dato per poterlo affermare, però penso che probabilmente qualcuno sia in... Penso e spero a questo punto che ci sia una motivazione forte, cioè che qualcuno abbia in mano dei dati scientifici importanti legati alla cosiddetta variante inglese e brasiliana e che quindi ci sia una forte preoccupazione dal punto di vista sanitario. Eh sì, questo è quello a cui si aggrappano un po' tutti, e cioè nessuno mette in discussione che Speranza abbia deciso, perché dal Comitato Tecnico Scientifico si è arrivata un'indicazione di un pericolo e dunque abbia deciso di sospendere immediatamente quello che era un provvedimento che era stato preso. Onorevole Lizzi, però in questo modo bisogna essere poi in grado di risarcire chi ha fatto degli investimenti ed era già, diciamo, li aveva già dimenticati, però a un certo punto gli si dice: guarda che puoi riaprire, forse recuperi qualcosina, fai altri investimenti e poi ti richiudono di nuovo. Quindi abbiamo ristoranti, alberghi che hanno fatto i loro investimenti in merce, in personale, e quindi bisogna intervenire. Sì, infatti voi avete registrato, credo, la reazione dei presidenti delle province autonome e delle regioni, che avevano anche appena rilasciato e firmato un'ordinanza con cui regolavano anche le attività sportive sulla neve. Ed è allucinante che in un paese in cui il 14% del PIL è legato all'industria del turismo e alle attività correlate, quindi a quell'indotto di cui parlava l'assessore Caner, si arrivi a poche ore dal via con uno stop, tra l'altro comunicato attraverso il commissario, francamente, anticipato dal commissario e poi confermato dal ministro. Ecco, quello che poi è successo è stata anche la reazione piuttosto veemente da parte anche dei ministri della Lega, quindi di Garavaglia, che è ministro del turismo, ma anche di Giorgetti, che hanno reclamato insieme allo stesso Salvini di non poter proseguire con il metodo Conte, che era quello della comunicazione del venerdì o del sabato sera di quello che sarebbe successo alla domenica. Quindi in queste condizioni non è possibile andare avanti, e se è necessario motivatamente fermare anche queste attività, deve essere fatto uno sforzo di pianificazione e assolutamente deve essere trovato il modo non di ristorare, ma di come dire, indennizzare le attività che noi costringiamo in qualche modo a chiudere. In altri paesi d'Europa si è proceduto dando degli indennizzi pari al 70-80% dei costi fissi, il che ha permesso di mettere in sicurezza, almeno finanziariamente nel breve termine, le attività che più devono scontare, diciamo, lo stop. Lei ha fatto riferimento... che deve essere cambiato il passo, no? Sì, lei ha fatto riferimento alle comunicazioni anticipate dal commissario, poi confermate dal ministro, ma andiamo ad ascoltare quello che ci ha dichiarato l'assessore Bini, assessore all'attività produttiva della nostra regione, e scopriamo che addirittura è andata peggio per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Il Veneto, francamente, non so chi lo abbia comunicato all'assessore, però sentiamo cosa ci dice Bini su chi lo ha comunicato alla regione Friuli Venezia Giulia. Sentiamo. Decine e decine di milioni di euro. Quello che ho condannato fin dal primo momento è il modo con il quale noi siamo venuti a conoscenza di questo stop improvviso, e mi creda se le dico che passi il sottoscritto, che è un assessore regionale, ma anche il governatore è venuto a conoscenza di un tanto leggendo un'agenzia stampa. Questo non va assolutamente bene. È stata una mancanza in primis di rispetto nei confronti delle imprese, dei commercianti, degli artigiani, dei maestri di sci, di quel mondo, importante mondo, che crea, genera molti posti di lavoro e genera un prodotto interno lordo molto importante.
non solo per la nostra regione, ma anche per il nostro paese. Aprire un'impresa, far partire un'impresa, non è una cosa così banale, non è come accendere l'interruttore di una luce. Aprire un'impresa significa programmare, significa assumere, significa acquistare delle derrate. Sto già lavorando, ormai sono in una fase ormai conclusiva, nell'individuazione di quelle che sono le categorie economiche che verranno, come dire, che saranno oggetto di ristoro. In questo caso sì, parliamo di un ulteriore ristoro, il terzo per la regione Friuli Venezia Giulia. Io entro il mese di marzo riuscirò verosimilmente a mettere in atto queste misure. La regione Friuli Venezia Giulia con la misura del mese di marzo metterà in campo 70 milioni di euro, sono cifre molto, molto importanti. Un occhio e una grande attenzione verrà dedicato, rivolto al comparto della montagna. E allora, Bini, l'ho saputo da un'agenzia di stampa, probabilmente anche il presidente Fedriga, tutto è successo in pochissimo tempo, ma questo, vede, onorevole Lizia, è andata probabilmente peggio a Friuli Venezia Giulia rispetto magari al Veneto, dove forse almeno un commissario, qualcuno lo avrà anticipato a chi di dovere. E questa è un'altra delle cose che non vanno bene, ma qui al di là del discorso istituzionale... Abbiamo chiesto un cambio di passo all'interno del governo anche su questo, no? Noi apprezziamo che il presidente Draghi abbia anche cambiato lo stile della comunicazione, di fatto cessando in un certo senso la comunicazione politica, ma forse perché lui non è esattamente un politico schierato, no? Attenendosi alle comunicazioni asciutte istituzionali a cui finora diciamo abbiamo potuto accedere. Apprezzo anche che oggi nel suo discorso di presentazione al Senato abbia anche in un certo senso promesso, no, una pianificazione, perché questo termine è stato utilizzato, io l'ho letto come un momento di, non dico mea culpa, ma di, diciamo così, cercando di prendere tempo rispetto a un governo nuovo che parte. Però il segnale che come Lega abbiamo voluto dare, lo ha fatto Matteo Salvini, lo hanno fatto anche i ministri, è stato che noi siamo entrati al governo, ma non per rimanere con l'anello al naso, ma per contribuire a dare una sterzata, una svolta, per andare verso quella ripresa che tutti aspettiamo, auspichiamo e che tutti oggi siamo chiamati a contribuire nella, allora, nella realizzazione. Sentiamo subito Marin, che di Forza Italia, quindi forza di governo, si chiede un passo nuovo anche nella comunicazione, ma questo è stato uno dei problemi che si sottolineavano spesso anche quando eravate all'opposizione, dunque immagino che sia uno dei capisaldi, no, per questo nuovo governo che sta nascendo anche da parte vostra, di modificare questa tecnica delle comunicazioni all'ultimo istante, che poi non sappiamo se era un qualcosa di... magari lo scopriremo vedendo quello che farà il governo Draghi, se era una strategia oppure se erano effettivamente obbligati a fare così. Questa inforcata è l'ultima eredità del governo precedente. È evidente che Speranza non poteva fare la comunicazione nel momento in cui si stava facendo un nuovo governo. Credo che sia stato, dal suo punto di vista, sia stato questo l'errore, di non aver avuto la forza di un governo debole, quello precedente, di dirlo almeno qualche giorno prima. Oggi però Draghi, che non ha bisogno delle mie giustificazioni, nel suo intervento al Senato ha detto che non avverranno più comunicazioni di questo tipo senza i tempi previsti. Però mi faccia dire una cosa sull'apporto e la grande senso di responsabilità che ha avuto il mondo della neve, il mondo dello sport della neve, ma della neve intendendo i proprietari anche degli impianti di risalita. Hanno detto: se si deve stare chiusi, si sta chiusi. E però, e qui si apre il grande tema che noi portiamo avanti dall'inizio della pandemia, i ristori, chiamiamoli come vogliamo, devono arrivare immediati. Bisogna prendere esempio da chi fa meglio di noi, non da chi fa peggio. Penso alla Germania. I soldi arrivano in base alla dichiarazione di reddito o al fatturato dell'anno precedente e arrivano direttamente e velocemente sui conti correnti. Anche perché in questo caso c'è il danno
ma c'è anche la beffa, perché quanti investimenti erano stati fatti per poter riaprire? E questo non coinvolge solo il mondo della neve. Allora è evidente che anche da questo punto di vista il governo Draghi deve fare, deve, e io sono convinto, sentiamo, che un, sì, cambio, un cambio di marcia, un, sì, cambio di marcia netto. Volevo cominciare, cioè, non a far deve sentire più anche la voce proprio degli imprenditori. Deve esserci la discesa libera, la discesa bisogna libera, andare veloci sul... Utilizziamo le metafore sciistiche, visto che parliamo di sci, l'inforcata di Draghi metafora, adesso deve trasformarsi in una discesa libera da record. Andiamo a sentire un po' gli imprenditori delle nostre zone. Abbiamo con Luciano Delfonso effettuato un giro a Tarvisio, sullo Zoncolan, abbiamo raccolto delle dichiarazioni. Cominciamo con quelle di albergatori e ristoratori. Si parlerà anche proprio dei ristori e delle difficoltà nelle incertezze di questi giorni. Questo ennesimo schiaffo è presa in giro. Ha definitivamente concluso la stagione invernale, anche se dovessimo ipoteticamente aprire i primi di marzo, cosa rimane? Forse qualche weekend da poter fare qualcosa, quindi ci aspettiamo adesso dei risarcimenti per un danno che abbiamo subito. Come è arrivata la notizia della chiusura degli impianti, della proroga della chiusura degli impianti? Già la sera stessa sono iniziate le disdette e nell'arco di 24 ore tutto ciò che avevamo costruito e riempito i nostri hotel con le prenotazioni sono andati cancellati, persi. Quello che ci aspettiamo è che ci sia più collaborazione anche fra i ministri. Chiediamo a Draghi, il nostro presidente, di vigilare su questo. Non possiamo più accettare di avere 8 ore prima dell'apertura degli impianti queste chiusure. Questa per noi è incompetenza. Con i ristori non si pagano nemmeno le bollette. Noi aspettavamo con le braccia aperte questa apertura, invece ci hanno di nuovo chiuso. Durante settimana penso che resterà lavoro zero, come è stato fino adesso. Fine settimana comunque gente si muove un pochino e fine settimana si lavoricchia. Questa stop all'ultimo secondo chiaramente ci ha ucciso, ecco, diciamo così, perché ormai smorza una stagione che a questo punto non è neanche mai partita. Una difficoltà immensa, in senso, gestire adesso, specialmente aperture e chiusure, è un danno per noi. Parecchi non si rendano cosa vuol dire mettere una cucina in moto o in linea, in senso, c'è tanto spreco. Eh sì, molti non si rendono conto di questo evidentemente. È chiaro che di fronte a un'emergenza, di fronte a una pandemia, il ministro ha deciso in base a dei dati, a degli allarmi che gli sono arrivati, ok, però ci si poteva pensare prima. A questo punto sarebbe stato meglio dire non si riapre in alcun modo. Anche la data del 5 marzo continua a non essere peraltro chiara e molti dicono temiamo che il 4 marzo o il 5 sera ci dicano il 6 non potete riaprire. Marino, cosa voleva dire? Io mi scuso con lei, ma pensavo di averglielo scritto. Io alle 22 qui, alle 22 devo lasciarla perché sì, pensavo si completasse, perché abbiamo una riunione, sono momenti importanti, momenti ragion per cui in vista di domani. Va bene, io allora Io mi scuso, saluto i suoi telespettatori, la ringrazio come sempre per la gentilezza, saluto i colleghi che sono stati collegati e vi saluterei perché sto andando. Allora, grazie buona mille, riunione, grazie buona ancora riunione, e a prestissimo Francesco Pezzella, grazie. Poi ci aggiornerà se c'è qualche novità. Un saluto a tutti, arrivederci. Il mio numero ce l'ha, se vuol mandarmi qualche anticipazione, ben venga. La accetto volentieri. Grazie a Marco Marin di Forza Italia. Walter Rizzetto, allora l'appello degli imprenditori è chiaro, no? Con i ristori non si pagano neanche le bollette. E tra l'altro l'albergatore che abbiamo sentito ha detto anche una cosa: noi nelle nostre strutture ci abitiamo anche, quindi il riscaldamento bisogna accenderlo perché fa freddo. Dobbiamo pur vivere, le bollette chi ce le paga? Poi non ci fate riaprire, ci dite di sì, poi di no. Abbiamo acquistato delle derrate alimentari, ha detto il ristoratore. Dunque è tutta una situazione che ha creato un enorme disagio. Sarebbe stato meglio dire stop, fermiamoci, poi vediamo cosa fare, ma quando siamo sicuri di poterlo fare. Beh, certo, sicuramente, però da quanto
Il vero dramma, io ho ascoltato anche l'assessore Bini che ha ragione sotto questo punto di vista, la regione Friuli Venezia Giulia avete già sentito che comunque cercherà di venire incontro per quanto possibile. È chiaro che da soli non possiamo farcela, servono dei ristori molto molto più ampi. Prima si parlava di alcuni paesi, di alcuni stati dell'Unione Europea che hanno risarcito sino al 75% rispetto alla perdita del fatturato, e quindi voglio dire tanta roba in più rispetto a noi. Il problema è che io spero che questo passaggio sia soltanto uno strascico di evidente incapacità dello scorso governo, perché da quanto sappiamo il comitato tecnico scientifico aveva già comunicato al ministro Speranza esattamente una settimana fa, 10 giorni fa, che molto probabilmente, anzi che sicuramente gli impianti sciistici sarebbero si dovevano continuare a chiudere fondamentalmente. E qui peggio mi sento, perché se ad una comunicazione che sarebbe stata più equa e più giusta dare almeno una settimana, 10 giorni fa, si arriva a 4-5 ore dall'apertura stessa. Vede, molto spesso la politica, al netto di come la si pensi, a me in questo caso interessa poco che uno sia di destra, di sinistra, di centro, del 5 Stelle, però chi fa politica in questo paese, ma non soltanto in questo paese, dovrebbe, secondo me, aver almeno così pagato 10 bollette dell'Enel in vita per capire effettivamente quello che succede fuori, soprattutto in un momento come questo. Perché quando quei ristoratori, io ne conosco alcuni da, voglio dire, frequentatore assiduo ed appassionato del mondo dello sci, che si sono preparati, che hanno comprato, voglio dire, le cosiddette derrate, che hanno iniziato a riscaldare 2 giorni prima i locali, cercando di fare esattamente quello che il Comitato Tecnico Scientifico e il Ministero della Salute aveva chiesto loro: ingressi contingentati, mascherine, ski pass online, non, voglio dire, il 100% degli sciatori sulla pista, ma una percentuale assolutamente inferiore. E a quel punto è chiaro che dopo la gente si incazza e dice: guardate, no, noi così non ci stiamo più. Anche perché, voglio dire, questa gente qui, sarà banale dirlo, però sono anni, permettetemi, che aspettavamo al netto della pandemia una stagione così bella per lo sci. Non aveva mai nevicato tanto come negli ultimi tempi, quindi effettivamente ci si aspettava una bella stagione. Purtroppo c'è il Covid. È un discorso di metodo, avete fatto bene a ricordarlo più volte. Il metodo non è tanto la sospensione, che può avere le sue basi, le sue ragioni, ma come è stata non comunicata, certo, o comunicata tardi. Certo, sì. Perché allora, nel merito, uno ci dice: ci sono le varianti, c'è una pericolosità, a parte, mi permetta soltanto un secondo, se ci sono le varianti, ci sono le varianti ovunque, ci sono le varianti anche nelle grandi vie delle grandi città che sono prese d'assalto, attenzione. Però per questo vediamo cosa succede intanto venerdì e cosa poi succede nel momento in cui Draghi entrerà effettivamente poi nella adesso si è dovuto occupare di consultazioni, di colloqui, di contatti, di discorsi. Vediamo appena prenderà in mano veramente le redini del paese cosa deciderà nell'immediato, perché venerdì ci sono le solite scadenze con i dati analizzati dall'Istituto Superiore della Sanità, che tra l'altro ci dicono, abbiamo degli spifferi, che forse la nostra regione rischia di tornare arancione, quindi attenzione, perché può succedere di tutto nel prossimo fine settimana sotto questo punto di vista. C'è da dire però che, a dispetto del fatto che abbiano deciso subito la non apertura della stagione invernale, questi dati analizzati che poi provocano dei provvedimenti si riferiscono a dati che invece fanno capo a settimane prima, almeno a una settimana prima. Quindi magari adesso si prende un provvedimento che sarebbe stato opportuno prenderlo 7 giorni fa. Anche in questo andrebbero un po' allineate le tempistiche. Ci fermiamo un secondo, un piccolo break, poi torniamo alla terza e ultima parte. Abbiamo ancora alcuni operatori del settore da sentire, naturalmente anche i nostri ospiti. Linea alla regia. Terza e ultima parte, continuiamo sull'argomento dell'inforcata del governo Draghi sullo sci, e cioè la sospensione di un provvedimento che avrebbe dovuto far partire la stagione invernale da parte del ministro della Salute Speranza. Andiamo ad ascoltare un altro gruppo di imprenditori di varie categorie, maestri di sci, noleggiatori e chi si occupa degli impianti di
risalita su questa doccia gelata che è caduta sul capo del settore dello sci e degli sport invernali. Il fatto di aver ricevuto uno stop all'ultimo momento non ha dato altro che una conferma, forse di una poca programmazione o forse poco rispetto per una filiera importantissima come quella del turismo montano. Però i conti purtroppo dobbiamo farli tra di noi, cioè siamo legati a un sistema nazionale di decisioni e per cui non possiamo fare altro che accettare. Noi dall'8 marzo 2020 siamo chiusi e ci hanno illusi di aprire prima a fine dicembre, poi a fine gennaio, adesso siamo chiusi perenni, solo che noi purtroppo per programmazione dobbiamo fare gli ordini a febbraio 2020 per la stagione successiva, per cui ci ritroviamo tutti in noleggi senza né ricoveri né mancati incasso né niente, con il materiale ordinato tutto fermo e adesso in qualche maniera si troverà la soluzione, se no si chiude. Potevamo assolutamente partire in sicurezza, tutte le piste sono perfettamente innevate, allestite con le sicurezze, eravamo pronti. Siamo sempre speranzosi, se rimangono queste condizioni di neve e meteo, anche il 5 marzo, pur di salvare qualcosa, il salvabile, la stagione, va bene. Ormai possiamo fare solamente la conta dei danni, per quello che riguarda noi Friuli Venezia Giulia, dobbiamo tirare le somme sono che 400 professionisti sono rimasti fermi ai box, abbiamo del personale che è rimasto a casa, personale di segreteria, tecnici eccetera, quantificare il tutto in danno possiamo dire 30-40 mila ore di lavoro perse per tutta la regione dal punto di vista dell'insegnamento, per cui a questo punto credo che si possa dire chiuso. Eh sì, credo che si possa dire chiuso. Io leggo, onorevole Lizzi, nelle parole degli imprenditori che abbiamo appena ascoltato, addirittura quasi la speranza che non diano più speranza, cioè che ci sia una certezza anche nel non riaprire questa stagione, di non aprire, io continuo a dire riaprire, ma in effetti non si è mai aperta, di non aprire la stagione invernale, di pensare già a quella estiva per la montagna e poi successivamente a quella invernale per il prossimo autunno. E cioè dicono, piuttosto che prenderci in giro, diteci che non apriamo più, ci rassegniamo, però ovviamente risarciteci in maniera adeguata. Ma è un po' quello che dicevo prima, no? Se non si trattasse di persone che vivono in montagna e di sportivi e di imprenditori, io potrei anche pensare che ci sia un po' un accanimento. Per quello prima facevo riferimento ai risarcimenti e facevo riferimento anche a una percentuale che è stata utilizzata in altri paesi europei di risarcimenti proprio basati sui costi fissi, non sul fatturato, perché se andiamo adesso a vedere il fatturato del 2020 abbiamo già sbagliato il parametro di riferimento. Noi dobbiamo prendere una stagione piena a riferimento, verificarne i costi fissi e sulla base di quello dare sollievo a queste aziende che si sono spese, oltre che dal punto di vista organizzativo, anche dal punto di vista economico, per essere pronti a riprendere, quindi a sperare, a rivivere e anche a non pesare eccessivamente o ancora sull'economia, diciamo, generale. Quindi di fronte a questi signori io dico che lo Stato deve inchinarsi, fare il punto della situazione e dare sicuramente un riconoscimento sulla tenacia, visto che si parla tanto da un anno a questa parte di resilienza, dare un riconoscimento effettivo e un incoraggiamento. Patti chiari, amicizia lunga, possiamo forse dire che non potremo aprire? Qualcuno lo dovrà stabilire, ma sulla base di quello dovrà dare sollievo a queste persone che comunque hanno lavorato per cercare di ripartire. Vogliamo dire che possiamo andare avanti a singhiozzo? Patti chiari, amicizia lunga, chiariamo quali sono i criteri di valutazione e comunque nel percorso del rischio, posto che evidentemente non ci sono assicurazioni che ti possono coprire da questi eventi, lo Stato che ti impone la chiusura deve darti anche la possibilità di rimanere in piedi e ripartire.
Io, se mi è concesso, volevo anche tornare brevemente su quel passaggio che lei ha fatto sulle imprese, no? E sulle parole del commissario, no, sulle parole del commissario Gentiloni, sì, sì. Che anche io ho sentito, quindi lei non ha letto male. Anche io ho sentito. Ah, quindi non ho interpretato male, stavo cominciando a dubitare di me stesso, no, evidentemente no. No, no, perché anche io, mentre ascoltavo il suo intervento, ho percepito che si muovesse, seppure in modo forse più diplomatico, sulla scia delle parole dette qualche settimana fa dal ex presidente Monti, che hanno scatenato naturalmente delle reazioni piuttosto forti. Ma in realtà il commissario Gentiloni stesso ha invitato, ovviamente, oltre a tener conto del fatto che l'impiano di ripresa e resilienza dovrà essere accompagnato dalle riforme che sono contenute all'interno del documento e delle raccomandazioni del semestre europeo, e nel caso specifico per l'Italia riguardano sicuramente la sanità, la giustizia, la pubblica amministrazione, insomma c'è un bel menù, un bel lavoro, il fisco, eccetera, c'è un bel lavoro da fare. E facendo anche questa raccomandazione ha ricordato anche la sospensione della normativa sugli aiuti di Stato, ha detto che i fondi del recovery dovranno essere utilizzati sicuramente per rinforzare le aziende che potranno riprendersi, scegliendo gli strumenti e i settori in cui si dovrà operare, ma bisognerà anche fare delle riflessioni sulle aziende che purtroppo avranno dei problemi a riprendersi. Quindi bisognerà fare un triage per metterla con termini sanitari. Quindi lei non ha né sentito male né letto male. Che cosa volesse dire con queste parole sibilline lo scopriremo, penso, nelle prossime settimane. Noi, che abbiamo sempre cercato di tutelare, come del resto sento spesso anche diciamo nei colleghi del PPE piuttosto che dei socialisti e democratici, tutelare le piccole e medie imprese, mi chiedo come questo percorso possa in questa fase, in questo momento, conciliare, quindi difendere le piccole e medie imprese, che sono quelle che probabilmente hanno in questo momento le maggiori difficoltà, allora, come possa conciliare con la proposta più chiara o più velata, a seconda dell'interlocutore, di fare delle scelte. E io su questo penso che Presidente Draghi dovrà chiarire. Ci sarà da interrogarsi. Il Presidente Draghi dovrà chiarire. Allora, Rizzetto, chiederete voi magari a Draghi di chiarire su questo aspetto? E poi un'altra cosa volevo chiederle, così ottimizziamo gli interventi. Il turismo, con l'istituzione di un ministero per il turismo, viene riconosciuto come un elemento trainante della ripresa dell'Italia, e quindi questo io lo giudico un fatto positivo. Da un lato, il fatto che non abbiano istituito il Ministero per lo Sport non mi è piaciuto tanto, ma forse perché sono influenzato dalla mia passione per lo sport, ma il turismo è una locomotiva del Paese, e il fatto che Draghi abbia deciso di istituire un Ministero vuol dire che si parte bene da questo punto di vista, e dunque anche chi lavora in questo settore ha speranza di poter in qualche modo riprendersi. Sì, sì, sono d'accordo. Il Ministero del Turismo, svincolato dallo sviluppo economico, voglio dire, è un bene, questo è poco ma sicuro. Però vede, il problema fondamentale è non quanto farà il prossimo governo, non quanto farà, che ne so, il ministro Garavaglia, piuttosto che altri dicasteri. Il problema è quello che noi riusciamo a fare oggi e già domani mattina. Nel senso che i nostri operatori, sì, potranno avere un sollievo perché esiste il Ministero del Turismo. Sicuramente sì, perché c'è qualcuno che parla di loro, questo è poco ma sicuro. Il problema è che se questi ristoratori, se questi baristi, se questi gestori degli impianti non vengono ristorati immediatamente, non ci saranno più, nel senso che magari con la prossima finanziaria il Ministero del Turismo farà qualcosa di importante rispetto al turismo stesso, ma noi rischiamo di arrivarci con il meno 60, meno 70% delle aziende
che non ci saranno più perché dovranno chiudere. Il signore prima, adesso non so se era un gestore di un impianto, non ricordo, anzi era il signore, quello mi pare di Ravascletto, che dello Zoncolan, che fa noleggio sci, dice attenzione che o io a questo punto devo essere ristorato in qualche modo, che poi anche sto termine ristori, diciamo indennizzato, no? Come prima ho ascoltato bene, e vengo indennizzato subito rispetto a quello che io ho perso, se no io chiudo, e se chiude fra un mese, lui a dicembre, in seno alla prossima finanziaria, non ci sarà. Gli stessi ristoratori, attenzione, gli stessi ristoratori che adesso magari iniziano ad avere un po' di gente, magari a pranzo, con la chiusura delle 18, e io guardate non sono uno di quelli che dice, voglio dire, senza sentire fondamentalmente quello che vivono queste persone, che le cose sono come prima, dobbiamo riaprire tutto. No, nel senso che se c'è una, voglio dire, se c'è un'epidemia in corso, se ci sono dei rischi ancora certificati, le varianti, non le varianti, serve effettivamente fare degli altri passaggi. Ecco, uno dei passaggi più importanti, permettetemi, che si doveva fare sino a questo momento era mandare a casa il commissario Arcuri e iniziare con una campagna vaccinale decente. Aspettiamo che il governo si insedi definitivamente, forse qualcosa anche lì succederà, non so se cacceranno Arcuri, ma anche in questo Arcuri, caso mi sembra di capire che ci sarà forse una rimodulazione di quelle che sono le figure, cercando anche di dare maggiore concretezza a determinate cose, come quella appunto della campagna di vaccinazione. Io, prima di chiudere, ancora le parole dell'assessore al turismo della Regione Veneto Caner, proprio sui rimborsi, così chiudiamo il cerchio su questo argomento e chiudiamo anche la trasmissione. Sentiamo Caner. Sono profondamente deluso dal fatto che per più volte si sia data una data di riapertura, scusi il gioco di parole, che poi non si è verificata. Quindi questa sarebbe l'ennesima data, e quindi a questo punto io quasi auspicherei che venisse detto in maniera chiara che la stagione turistica, almeno per quanto riguarda gli impianti a fune, è definitivamente chiusa, e che si provveda subito a degli indennizi. Guardi bene, non sono dei ristori, sono degli indennizi, cioè il fatto che la gente comunque nel frattempo ha speso dei soldi per poter riaprire le strutture alberghiere, gli impianti e tutto ciò che ne concerne, non potrà farlo e quindi deve essere indennizzata. Quindi a questo punto, se gli indennizi arrivano subito, si può anche dire che la stagione ormai è andata e che non si riaprirà più. Piuttosto che creare una nuova data, dare un'altra falsa aspettativa al 5 marzo e poi, quando siamo a 2-3 giorni dal 5 marzo, dire che non si riaprirà più, forse a questo punto è meglio farlo subito e parlare di indennizi. Di fronte a un'emergenza sanitaria è giusto, insomma, ragionare in maniera diversa, quindi fare un ricorso per la riapertura e poi magari effettivamente la situazione a livello sanitario può essere difficile, credo che non sia la volontà nostra. Noi non contestiamo il fatto che si sia deciso di chiudere per motivi sanitari, noi contestiamo il fatto che lo si sia fatto all'ultimo momento. Quindi, per risolvere la questione, secondo me basta che il governo intervenga in maniera rapida a dare gli indennizi appropriati sia per gli impiantisti che per tutto il mondo turistico, e a quel punto io non credo sia necessario fare un ricorso. Però la condizione sine qua non sono gli indennizi. È ovvio che se questi non arrivano, allora il problema non è più fare un ricorso soltanto per la riapertura. Faceva riferimento anche al ricorso ipotizzato dalla Regione Piemonte, che l'aveva fatto anche in ottobre, ma l'aveva perso il ricorso al TAR contro lo Stato per la mancata partenza della stagione invernale, riferimento ai rimborsi, agli indennizzi, ma quello che colpisce, lo diciamo ancora una volta e chiudiamo questa trasmissione, è che c'è quasi la speranza che non vengano date altre false speranze, quindi piuttosto rimaniamo chiusi con gli indennizi, piuttosto che aprire, chiudere, oppure dire aprite e poi chiudete 2 ore prima dell'apertura. Vi facciamo vedere un attimo la diretta dal Senato, dove sta parlando il senatore Ettore Antonio Licheri del Movimento 5 Stelle. Sono ancora in corso dunque gli interventi delle varie forze parlamentari, poi delle varie forze parlamentari rappresentate in Senato in questo senso. Ecco, vedete Draghi e alcuni ministri all'ascolto, e poi ci sarà il voto che dovrebbe arrivare tra una mezz'oretta o anche più.
Grazie per averci seguito. Vado a ringraziare Walter Rizzetto ed Elena Lizzi. Grazie, grazie onorevoli. Grazie per la vostra disponibilità. Ciao, Walter. Per quanto riguarda Rizzetto, buon lavoro per domani. Domani voterete, non voterete la fiducia, e quindi, però questo lo sappiamo. C'è poco da dire. Esatto. Va bene. Grazie, grazie a Walter Rizzetto, grazie ad Elena Lizzi della Lega, Walter Rizzetto, i Fratelli d'Italia, naturalmente. Grazie a voi per averci seguito. Buon proseguimento con Udinese TV.